Bene, benvenuti a tutti, vi ringrazio di essere qui nell'Agora Cittadina, ringrazio sentitamente con entusiasmo, perché sapete che io sono un entusiasta, l'operato dell'assessore Erica Vanelli, che proprio sulla spinta, e anche questo è un qualche cosa da sottolinearsi, di un consigliere comunale, non della maggioranza ma dell'opposizione, in questo caso Giacomo Gori, che ha promosso una mozione che fu accettata appunto dall'intero Consiglio Comunale, a dimostrazione che si può collaborare, che si deve collaborare e che le buone finalità di risparmio energetico, di miglioramento delle condizioni di vita ambientali, eccetera, eccetera, sono qualche cosa che ci uniscono, che ci hanno sempre uniti e che quando finalmente si concretizzano devono essere esaltate il più possibile, perché quello che conta è bene amministrare, fare le cose per bene e migliorare le condizioni di vita dei cittadini, ridurre le spese ed essere rispettosi nei confronti dell'ambiente. Quindi ringrazio Giacomo Gori per aver avuto questa sensibilità e l'assessore Vanelli insieme agli uffici, perché dietro questo che stiamo per narrare e raccontare c'è stato un grandissimo lavoro, un grandissimo impegno, durato mesi, e quindi grazie davvero Erica Vanelli, perché noi andiamo ad attivare, o siamo in procinto di attivare, o stiamo proponendo e promuovendo di attivare una comunità energetica rinnovabile. Tutti noi siamo consapevoli e consci del Green New Deal, del verde, della sensibilità verde della comunità europea, che si è tradotta anche nella transizione green a livello nazionale, a livello regionale, comunale. Noi abbiamo sempre avuto una particolare passione per il rispetto ambientale, dal 2016 in poi abbiamo sempre caratterizzato come attività amministrativa questo nostro sentimento e abbiamo fatto tanti passi avanti. Non avevamo ancora fatto questa, che è un qualche cosa che già esiste anche sul territorio ma ha un altro tipo di appartenenza, sono dei privati, in questo caso si tratta invece di un qualche cosa di promosso dal comune. E la finalità è quella, come vedrete, non soltanto di rispettare l'ambiente, di ridurre la spesa, di utilizzare energie da fonti rinnovabili, no? Quindi che sono eterne, che non sono inquinanti e quindi riducono le emissioni di CO2, fanno tante belle cose che benissimo sappiamo, ma anche quello sociale, di unire, di accorpare persone di diverse classi sociali, con diversi redditi, per poter loro consentire di avere tutti insieme un grande beneficio dal punto di vista anche dell'abbassamento tariffario. Quindi quello che ci interessa principalmente è abbassare il gas a serra, ridurre le emissioni, ma ci sono tante altre cose corollarie che di conseguenza vengono attivate. Quindi noi abbiamo oggi una, diciamo, notizia da darvi, che è quella di promuovere la conoscenza della cosiddetta comunità energetica rinnovabile e delle opportunità appunto che offre, e abbiamo dato vita per questo motivo comunicativo promozionale ad una campagna vera e propria di comunicazione che parte da oggi, che si chiama Rinnoviamoci. E quindi al centro di questa iniziativa c'è Grosseto, che è rappresentata simbolicamente dal nostro patrimonio museale a cielo aperto, che sono le Mura Medice, con due nani che si uniscono per accendere insieme l'energia. Quindi anche dal punto di vista raffigurativo e visivo è un qualche cosa di estremamente toccante. Complimenti a chi ha avuto questa idea. Quindi questo è il messaggio chiave della CER: unirsi, trovare le sinergie, abbracciarsi, unirsi e stringersi le mani. Ci sono grandissimi vantaggi, come dicevo, che sono economici, che sono concreti, sia per i produttori di energia che per i consumatori di energia, con sgravi fiscali da un lato e risparmi in bolletta dall'altro. L'assessorato all'ambiente, come dicevo, in questi mesi si è adoperato tantissimo e per arrivare a questo punto, qual è il punto? È la pubblicazione dell'avviso di interesse, che di fatto è il primo passo per rendere possibile la CER. Cioè noi bisogna dire ai cittadini: possiamo creare questa comunità energetica, sappiate dove potervi informare, sappiate quali sono i benefici, conoscete attraverso queste informazioni, cliccando nei vari siti e del comune, quali sono le opportunità, e partecipate attivamente, perché e questo è la maniera per rinnovarsi e per innovarsi e per contribuire concretamente al miglioramento della qualità ambientale, ma anche di se stessi e delle proprie tasche soprattutto. Quindi cos'è una comunità energetica essenzialmente? È un'associazione che può essere composta tante anime, da privati cittadini, da condomini, da enti religiosi, da enti onlus, associazioni del terzo settore, attività commerciali, enti pubblici, piccole e medie imprese,
per le quali la produzione di cessione dell'energia all'interno della comunità energetica non deve però rappresentare l'attività principale, ma di questi dettagli tecnici poi ci sarà tempo per informarsi. Ecco, coloro che di queste categorie scelgano di dotarsi di uno o più impianti per la produzione e l'autoconsumo con un modello basato sulla condivisione di energia e di fonti rinnovabili. Questa è una comunità energetica e chi può partecipare ad una comunità energetica. Una forma quindi di energia collaborativa, una forma di condivisione energetica collaborativa che è incentrata su uno scambio locale per favorire gestione congiunta, sviluppo sostenibile, ridurre la dipendenza energetica, ultimamente purtroppo anche le dinamiche belliche ci stanno insegnando quanto importante sia diventare il più possibile autosufficienti dal punto di vista energetico, in questo caso si parla di indipendenza dal sistema elettrico nazionale, combattere lo spreco, un'altra delle cose che dovremmo imparare a fare in qualunque campo, anche in quello energetico, l'acqua, il cibo, anche combattendo gli sprechi si può veramente ottenere dei grandi risparmi, dei grandi passi avanti. Quindi si promuove poi un uso più efficiente delle risorse e si garantisce vantaggi economici per i membri. Quindi le comunità energetiche possono offrire, come dicevo, prezzi vantaggiosi nell'offerta energetica e grazie alla produzione locale e all'autoconsumo i membri della comunità possono ridurre, come dicevo, la loro dipendenza da fornitori. Io penso che sia una cosa estremamente interessante. Come funziona una comunità energetica in sintesi? Prevede il coinvolgimento dei soggetti che vi ho detto, che vi ho descritto precedentemente, che si mettono insieme, costituiscono un sistema produttivo di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici, e condividono l'energia prodotta e in maniera associata. In questo modo i consumatori passivi, che si chiamano consumer, e si trasformano in consumatori attivi e produttori, prosumer, in quanto sono dotati di un proprio impianto per la generazione di energia elettrica per l'autoconsumo, cedendo parte di energia, quello che avviene anche per chi ha dei... molti di noi hanno dei pannelli fotovoltaici e l'autoconsumo e poi si vende, ora non si può più, però in un certo senso in questo caso si può rivendere e ne può beneficiare però chi ovviamente fa parte della comunità energetica. Quindi, e finisco, perché però sono entusiasta e mi sembrava opportuno anche spiegare cosa sia una comunità energetica, con i benefici, lo ribadisco in conclusione, riducono le disuguaglianze sociali, diminuiscono l'impatto ambientale, permettono di usufruire di condizioni energetiche economicamente competitive, garantiscono importanti benefici per le collettività locali coinvolte, quindi benefici ambientali, economici e sociali. L'avviso e il questionario di adesione sono stati pubblicati il 2 di ottobre sul sito istituto. Sono pubblicati oggi. Ah, da oggi. Quindi questo è un errore. Quindi da oggi l'avviso e il questionario di adesione sono stati pubblicati da oggi sui canali istituzionali come deciso e resteranno accessibili per 90 giorni. Passo la parola alla fautrice, ancora una volta ringraziandola di questa bella opera d'arte ambientale, il mio assessore Erika Vanelli. Prego. Sì, allora.